Al mare Ciccione di Terni, per la 14ª giornata di Primavera 3, sotto la direzione del signor Malatesta di Foligno, dei suoi assistenti Goretti e Valentini Albanelli di Perugia, si sfidano Ternana e Gubbio. La Ternana si rende subito pericolosa al settimo con Sissoko che la manda al lato. Crescentino, al decimo, tocca con la mano in aria, ma la testa se ne accorge concedendo il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Falanga, che non sbaglia per l'1-0 alla Ternana. Il Gubbio si porta subito in avanti in cerca del pareggio, ma la Ternana chiude tutti gli spazi. Nacciarriti al 21esimo manda la palla alta da calcio di punizione. Nunzi al 35esimo, direttamente da calcio di punizione, colpisce il palo. Giacometti al 44esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, manda la palla al lato di pochissimo. La prima fazione di gioco si chiude con Giustini che al 46esimo la dà indietro a De Mutis che la manda al lato sfiorando il raddoppio per la Ternana. La seconda frazione di gioco si apre con il Gubbio che si porta subito in attacco alla ricerca del pareggio. Bocci al quinto colpisce la traversa con la palla che arriva a Guerri che a porta vuota la butta dentro per l'1-1 del Gubbio. Tamburelli al sesto salva su Ceppodomo evitando il sorpasso degli ospiti. Giacometti al nono da punizione la manda di poco fuori, mentre al dodicesimo è Macciariti a mandarla al lato da ottima posizione. Dioppa al quattordicesimo ci prova con Elisei che la respinge di piede, la palla finisce a Nunzi che la manda alta. Sempre Nunzi al diciannovesimo da calcio d'angolo la mette in area dove trova Incerti che la mette dentro per il 2-1 e la Ternana. Il Gubbio non ci sta e al 20esimo con Gaia colpisce il palo con Tamburelli saltato. Ceppodomo al 21esimo di testa la infila in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo per l'immediato 2-2 del Gubbio. Dioppa al 23esimo è bravo a sfruttare una incomprensione tra la difesa e il portiere ospite, toccandola a quel quanto basta per il 3-2 per la Ternana. Dioppa al 27esimo serve Falanga che ci prova al volo mandandola fuori. Non di molto. Falanga al 34esimo si invola in aria, ma colpisce male la palla con Elisei che riesce a parare senza problemi. L'incontro si chiude con Elisei che al 45esimo si oppone a Falanga, deviando la palla in angolo. Il triplice fischio finale di Malatesta mette fine alle ostilità, con la Ternana che battendo il Gubbio con il risultato finale di 3-2, fa suo anche il secondo derby in casa dopo aver battuto il Perugia. Ah, sicuramente è stata una partita molto, molto intensa, abbiamo fatto un primo tempo molto buono sinceramente, abbiamo palleggiato molto senza mai andare in profondità, abbiamo fatto gol, diciamo il pallino in mano. Il secondo tempo siamo entrati in campo un po' molli, abbiamo fatto un quarto tra 20 minuti non bene, infatti loro hanno fatto gol, siamo stati bravi e capaci a recuperare la partita portandoci in vantaggio per la seconda volta. Abbiamo fatto un errore sul calcio di punizione, calcio d'angolo, adesso non mi ricordo, sul calcio d'angolo, senza marcare come facciamo di solito noi. E poi sono bravo Diop, è entrato e sono contento per i ragazzi, ma sono contento per tutti, ecco, soprattutto anche per quelli che stanno giocando poco, che si stanno impegnando e niente, sono felice anche per questo risultato, che stiamo dando una continuità dei risultati, ecco. Penso che sia stato un derby di grande fascino. Giocare con la Ternana è sempre una grande emozione. Per me, per i ragazzi, perché è una società storica e di grande blasone. Credo che i ragazzi, nonostante la giovanissima età, visto che avevamo praticamente tutti un anno di meno, comunque non abbiano difettato in personalità contro una squadra che è molto fisica e ben allenata, con sicuramente le idee del mister Mariani, che sono idee di gioco importanti. Però siamo stati competitivi e questo è quello che conta. Il risultato è episodico. Credo che sia stato determinato anche da forse un errore nostro, però i ragazzi sono dei giovani, quindi è giusto anche che sbaglino e che nelle esperienze negative ci siano dei margini di crescita. E tanti complimenti anche agli avversari perché è stato un derby molto corretto da parte loro e da parte dei nostri ragazzi.